Sto analizzando il tuo rapporto sulla situazione con i Rachni. La cosa poteva sfuggirci di mano presto. Spero tu sappia quello che fai a stringere un accordo con la regina Rachni. Siamo già rimasti scottati. Mi fido del tuo istinto, comandante. Ci darà il suo supporto, ammiraglio. Lo spero. Tuttavia abbiamo fermato il rifornimento di truppe Rachni per i razziatori e ottenuto ulteriore supporto Krogan. Una vittoria, direi. Devo tornare al lavoro, comandante. Fa attenzione. Hackett, chiudo. Shepard, sei sano e salvo. Sembra che mi sia perso un bel combattimento. È stato cruento, Vrex. Ci avresti fatto comodo. Troppo occupato a parlare invece di combattere. Sono inquieto. C'è una guerra e io sono bloccato a mantenere la pace. Ho saputo che hai stretto un accordo con la regina Rachni. Se andranno ancora fuori controllo, sarai tu a bruciarti le chiappe. D'accordo. Ho saputo che Grant se l'è cavata con qualche graffio. Diciamo così. Lo rattopperemo e tornerà presto a combattere. Bene. Devo tornare al lavoro. Tienimi aggiornato, Shepard. Shepard, esami verificati. Risultati promettenti. Posso sintetizzare immunità universale per Krogan. Bene. Ora puoi metter via il tuo coltello. La cura è pronta? No, richiede ancora vettore di trasmissione. Cura inutile, a meno di applicare a intera specie. Sei pieno di idee, Mordin. Hai alterato la genofagia in passato. Deve esserci un modo. Naturalmente, sempre possibilità, ma tempo limitato. Non posso creare nuovo ceppo d'infezione da zero. Acqua freatica, troppo lento, rischio di inoculazione volontaria, popolazione troppo sparsa per diffusione aerea, a meno che... Aspetta, sì! Il velo, costante dispersione globale di particelle aeree, costruito da Salarian per riparare l'atmosfera di T'Chanka. Usato anche da Turian. Lo abbiamo usato in segreto per diffondere il virus della genofagia. Ha posto fine alla rivolta dei Krogan. Io farei attenzione a chi lo dici. A volte capisco perché i Krogan vogliono sparare a tutti. Erano tempi disperati. Sì, sì, ma ora utile. Ceppo originale di genofagia ancora conservato in struttura di velo. Possiamo usare come vettore di trasmissione, poi usare velo per avvolgere T'Chanka con cura. Piccolo Pycheck ingegnoso. Ecco la nostra migliore possibilità. Finisci i preparativi e sta pronto a partire, Mordin. Naturalmente. Pronto quando vorrai. Sarò in infermeria con Eva fino ad allora. Comandante, l'ammiraglio Anderson è in contatto video. Shepard, ora che i razziatori sono stati eliminati dalla galassia, immagino che si possa tornare a respirare. Non ancora, ci sono state delle complicazioni. Come sempre. Hackett mi ha aggiornato sul crucibolo. Pare che ci sia ancora qualche nodo da sciogliere. Mi ha fatto piacere occuparmene. Immagino che lei e Cali Sanders foste vicini. Sono in debito con te, Shepard. Io e Cali ci siamo conosciuti circa 20 anni fa. Inizialmente abbiamo anche combattuto con Saren. Io e lei eravamo... molto vicini. Lei le manca. Anche lei mi manca. La fine del mondo ci ricorda le cose che non siamo riusciti a fare. Forse quando la guerra sarà finita... io e Cali faremo qualcosa. La vedrà presto. Lo spero. Ma al momento abbiamo un problema più grosso. La galassia è piena di burocrati terrorizzati. Mi ha assunto per questo. Sei stato arruolato per uccidere i razziatori. Spero che non ti sia fatto distrarre dalla politica. No, non è successo. E lei? Cosa sta succedendo sulla Terra? Ti risparmierò i dettagli. Diciamo che molte città nel mondo hanno smesso di rispondere. È così brutta. Io e te sappiamo perché eravamo lì, ma tutti gli altri? Non credo che lo shock sia già passato. Lei è al sicuro? Dipende dal momento. Ho preso una navetta d'emergenza da Vancouver e ora ci muoviamo di nascondiglio in nascondiglio cercando di sopravvivere. E i razziatori? Stanno mietendo qualunque cosa si muova. Si sono concentrati sulle grandi città. Questo dovrebbe garantirci un margine d'azione maggiore.
Pensa che potrete resistere? Diamine, per ora stiamo solo cercando di parlare l'uno con l'altro. L'unica cosa che possiamo fare ora è organizzare la resistenza a livello locale. Almeno non mancano i volontari. Tutti sanno cosa c'è in gioco. Non so come vinceremo, ma lo faremo. Anche se dovesse costarmi la vita. Sei già morto una volta e questo non ti ha fermato. Evitiamo comunque di giocare con la sorte. Stai attento, Shepard. Anche lei, signore. Ci sentiamo presto. Chiudo. Hai bisogno, Shepard? Per ora è tutto, Frex. Sì. Qualche problema? Mordin ha già dei miei campioni di tessuto. Diciamo che i bisturi non dovevano tagliare dove hanno tagliato. Comandante, Cerberus sta attaccando i civili su Benning. Ci hanno chiesto di aiutare a evacuare il pianeta. Anche il mio laboratorio aveva studiato i Rachni. La loro comunicazione a lungo raggio priva di latenza, la capacità di controllare gli operai. A distanza ravvicinata la regina può addirittura parlare tramite membri morti o morenti di altre specie. Per fortuna sono dalla nostra parte. Se riuscissimo a sviluppare comunicazioni a lungo raggio istantanee senza la correlazione quantistica, beh, forse dopo la guerra. Comandante? Non preoccuparti, Ida. Quando i Krogan saranno sbarcati, elimineremo la puzza. Sebbene questo corpo possieda sensori olfattivi, non ho associazioni positive o negative rispetto a determinati odori. Ah, beh, beata te. Come sta, Grant? Il nostro piccolo artificiale è ormai cresciuto, eh? Sarà presto in piedi e pronto a uccidere. Beh, ha imparato dal migliore, comandante. Ogni volta che incenerirà qualcuno con un fucile a pompa e riderà felice, penserà a te. Ida dice che c'erano dei Rachni là sotto? Già. Pensavo fossero con noi dopo che hai salvato la loro regina su Noveria. Non era colpa sua. Era stata catturata. Ora è dalla nostra. Finché i razziatori non troveranno un'altra nota gialla corrotta o qualcosa di simile. Shepard, avrei una domanda sul comportamento umano. Perché non riguardano mai il comportamento dei Turian o delle Asari? Ho interrogato Liara riguardo alle procedure di unione delle Asari. Ha risposto che finché non saprò custodire i segreti dell'equipaggio della Normandy, non mi confiderà alcuna informazione di natura privata. Il termine Asari che ha usato corrisponde al vostro pettegola. Credo sia diventata ancora più riservata dopo aver assunto il ruolo di Ombra. Non dirlo a me. Salve, Shepard. Comandante? Smettila di darti la colpa, allora. È stato stupido da parte mia chiederti di tornare sulla Normandy. Ma ti ho abbandonato. Ho abbandonato Shepard. Ho abbandonato tutti quelli che erano elencati su quel memoriale. Tu hai avuto il coraggio di appoggiare Shepard. Joker l'ha fatto. Anche Garrus e Tali. Ma Ashley non l'ha fatto. Liara nemmeno. Erano forse delle codarde? Non credo proprio. Greg, sei uno degli uomini più coraggiosi e leali che io conosca. Eri destinato a essere qui, ora. Abbiamo una guerra da vincere. Elimina questi pensieri e concentrati. Ok, ok. Hai vinto. Non ne parlerò più. Comandante. Salve, comandante.
Shepard, Eva pronta a scendere su Tuchanka. Che mi dici di questo velo? Regolatore climatico. Contrasta radiazioni nell'atmosfera di Tuchanka derivanti da guerra nucleare. Particelle vengono emesse da torre principale. Formano strato che mitica bombardamento di ultravioletti e previene fuga atmosferica di elementi necessari. L'ha costruito la tua gente? Sì, quando è iniziato processo di elevamento. Dimostrazione di buona fede ai Krogan. Stabilizzato clima e impressionato popolazione. Combinato con doni tecnologici, ha ottenuto supporto Krogan contro i Rakni. È stato un piacere, Mordin. Se hai bisogno di me, sarò qui. Nel frattempo, continuerò studio di velo. Abbiamo trovato altri ingegneri per il crucibolo, Glifo. Cinque scienziati, ex Sonax Industries, che hanno cercato di analizzare tecnologia Protean trafugata sul pianeta Garvug. Tecnicamente sono ancora ricercati dal Consiglio con l'accusa di sottrazione di tecnologia Protean. E la Sonax è sospettata di aver istigato una guerra illegale su Garvug. Il Consiglio chiuderà un occhio se ci aiuteranno con il crucibolo. Offri un'amnistia a quegli scienziati e invitali ufficialmente. Vado subito. Hai da fare? Possiamo parlare se vuoi. Anzi, mi aiuteresti a distrarmi un po'. Cos'è che ti preoccupa? Il tempo che i razziatori hanno impiegato per sterminare i Protean e quanto gliene servirà con noi. Ci misero secoli a sconfiggere i Protean. Noi ci siamo espansi di meno, ma ci vorrebbero comunque almeno 100 anni. Non vorrei sembrarti egoista, ma se anche fallissimo... Io ho solo 109 anni, Shepard. Potrei vivere fino alla fine di questo ciclo. Solo 109, dici? Lo so, ma forse capiresti se potessi vivere per un millennio come me. Un tempo compativo alle specie che possono vivere molto meno di noi. Ma forse non è un privilegio sopravvivere a quasi tutti e piangere così tanti morti. Non lasciarti abbattere così, Liara. È ancora tutto da decidere. Ma questo è solo merito della tua determinazione. Finalmente abbiamo altre leader dalla nostra parte, ma nessuno ci porterebbe lontano quanto te. A volte mi chiedo come ci riesci. Penso alle persone a cui tengo. Questo riesce sempre a motivarmi. Onorata di essere tra di esse, spero. Certo che lo sei. Mi sento già meglio. Grazie per essere passato, Shepard. Ti va di parlarne dopo? Non ho mai visto i Krogan tanto determinati. Un po' mi sconcerta. Piacere di rivederti, Shepard. Salute, comandante. Non è la prima volta che ho a che fare con i Rakni. Davvero? Li hai già visti? Qualche anno fa, su Noveria, Saren e i suoi volevano estorcere informazioni alla regina Rakni. Hai visto la regina? Le abbiamo anche parlato. Sul serio? Davvero incredibile! Le tue imprese sono qualcosa di fenomenale. Beh, solo perché sono qui a raccontarle. In realtà non facevamo altro che passare da un guaio all'altro, sperando che vi convinceste a unirvi a noi. Una sola parola, Shepard, Grant. Presto ci saranno altri razziatori morti. Di nuovo dalla parte dei ragni, Shepard? Speriamo ne valga la pena.
Ben pochi possono dire di aver visto Irachni, e forse sono tutti a bordo della Normandy. Se morirò senza vedere altri ragni, sarò un Turian felice. Sempre che non infestino anche là di là. Dannazione. Non adesso. La faccenda degli Irachni ti fa venire l'acquolina in bocca, eh? Non posso parlarne. È roba ultra top secret. In effetti potrebbe scatenare il panico. Ma non sarebbe anche una spinta al reclutamento? E spingerebbe un certo Krogan con immunità diplomatica a massacrarmi? No, grazie. Comandante? Gabby, sei stata tu a riparare il dispositivo mobile di Ida dopo l'ultima missione? Le serviva solo un altro paio di mani. Sono un ingegnere, ricordi? C'erano anche oli e lubrificanti. Qualcuno ansimava? Nei tuoi sogni, Kenneth. Se solo la mia immaginazione fosse così forte. Quei giunti FBA che ha recuperato funzionano ancora. Tutti i sistemi di propulsione funzionano correttamente. Comandante, pare che tu in missione abbia incontrato Irachni. Li conosci? Nel nostro ciclo li usavamo come armi. Armi biologiche. È successo prima che io nascessi, ma tutti i Protean conoscevano la storia. Quando li abbiamo scoperti, Irachni trascorrevano le loro vite cantandosi i propri pensieri. Ma i nostri scienziati erano più interessati alla loro biologia. Irachni erano in grado di sopravvivere anche negli ambienti più ostili. Così noi li abbiamo addestrati alla guerra, selezionando le regine più intelligenti e aggressive. Poi li abbiamo scatenati contro i nostri nemici, finché non sono diventati troppo aggressivi e intelligenti e si sono rivoltati contro di noi. Li abbiamo sterminati prima che potessero progredire ulteriormente, ma a quanto pare ce n'è sfuggito qualcuno. E il nostro esperimento si è evoluto nella nemesi di questo ciclo. Nel nostro ciclo era inconcepibile fidarsi dei Rachni. Erano solo degli animali. Ma se ora vogliono schierarsi contro i razziatori, così sia. I Rachni hanno dimostrato che l'universo premia le specie forti. Abbiamo provato a sterminarli, poi è toccato a voi, e sono sopravvissuti comunque. Preferirei restare da solo. Ti ringrazio per la visita. Rachni, con tutto quello che... Ma com'è possibile? È come se avessi addosso il malocchio, cazzo. Grant è più matto di te. Per intenderci. Faresti meglio a guardare. Ehi. Ehi. Bravo, cucciolo.